La nuova relazione di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ha catturato l'attenzione dei media negli ultimi giorni. La coppia non si nasconde più e è stata avvistata a Roma in atteggiamenti affettuosi e sorridenti, attirando l'attenzione dei paparazzi. In un video condiviso dal giornalista Gabriele Parpiglia, i due si scambiano baci in un locale della capitale, confermando così la loro relazione. La reazione di Fedez, ex marito di Chiara Ferragni, è stata indiretta ma significativa. Attraverso le sue storie su Instagram ha condiviso un estratto della canzone Low Cost di Dargen D'Amico, in cui si fa riferimento a una donna che desidera farsi un cognome accanto a un uomo che ha già fatto un nome. Questo passaggio ha sollevato interrogativi tra i fan, molti dei quali hanno interpretato il messaggio come una frecciatina all'ex moglie, ora in una relazione con un uomo di successo. Recentemente, Chiara Ferragni ha condiviso un post sui social in cui riflette sui suoi ultimi 12 mesi, descrivendoli come i peggiori della sua vita. Ha parlato dell'importanza di lasciare andare certe persone per prendersi cura di sé. Sebbene non abbia menzionato Fedez esplicitamente, il riferimento è stato chiaro per molti, suggerendo che il rapper rientri tra quelle certe persone da cui è meglio allontanarsi. La situazione tra Fedez e Chiara Ferragni mette in luce le complessità delle relazioni moderne, specialmente quando si è sotto i riflettori. Mentre Chiara sembra aver trovato una nuova felicità con Tronchetti Provera, Fedez utilizza la musica come mezzo per esprimere il suo disappunto e la sua vulnerabilità. Questo scambio di messaggi indiretti tra i due ex coniugi solleva interrogativi su come affrontare le rotture e le nuove relazioni. Soprattutto